incontro con l'istituzione per confrontarci su qual è il destino del nostro territorio. Ascoltateci! Siamo qui di fronte alla Regione Lazio insieme ai comitati di cittadini e ai cittadini che chiedono a gran voce alla Regione di ascoltare la voce dei territori e a tutela del territorio e della salute dei cittadini che oggi sono qui e io ho voluto sostenere anche con la mia presenza. Vogliamo continuare a cementificare senza dare servizi alla cittadinanza? Abbiamo chiesto un incontro col Presidente della Regione Lazio, persona che lui vorrà incaricare di riceverci, perché vogliamo portare le nostre proposte a tutela del territorio, del paesaggio e della salute dei cittadini. Vogliamo respirare un'aria pura, non quella che escono fuori dagli inceneritori. Questa possibilità ci è stata finora preclusa, non ci fanno nemmeno entrare per protocollare una richiesta di incontro con l'istituzione regionale. Questo è un affronto e una mancanza di rispetto nei confronti dell'istituzione che oggi rappresento in difesa dei cittadini, ma soprattutto nei confronti dei tanti concittadini che ci stanno chiedendo di alzare la voce a protezione e a tutela del territorio che oggi rappresentiamo. Le istanze sono state portate, dichiarate ad alta voce nei confronti di tutte quante le amministrazioni comunali. Pochi sono stati i politici in grado di apprendere e catturare queste istanze e trasformarle in una battaglia propositiva per il territorio. Quelle poche che lo hanno fatto, in particolare quelli del Movimento 5 Stelle, non hanno mai trovato una reale corrispondenza da parte dell'amministrazione ad accogliere le istanze. I progetti, le volontà sono sempre le stesse: costruire, cementificare, pagare le campagne elettorali. Avete firmato in tanti questa richiesta di incontro, richiesta che per ora è inascoltata e ci rimane preclusa la possibilità di incontrare il Presidente Zingaretti o chi vorrà incaricare di incontrare una nostra piccola delegazione, perché vogliamo portare forte la voce dei territori e del territorio della provincia sud di Roma. Che cos'è? Che cosa volete fare sul nostro territorio? Ricordiamo che la politica regionale della Regione Lazio nei confronti dei nostri territori è una politica aggressiva, di aggressione nei confronti del paesaggio, nei confronti della salute pubblica. Sapete bene che la Regione Lazio sta assecondando il piano del governo di posizionare inceneritori e impianti a biogas su tutto il territorio nazionale. Noi a Pomezia abbiamo risposto con la raccolta differenziata. Non c'è bisogno, non riteniamo che ci sia bisogno di ulteriori impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti, perché le amministrazioni attente, competenti e determinate possono spingere e spingere forte sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Vogliamo la raccolta differenziata porta a porta per tutti, è vero? Sì! Porta a porta? Sì! Porta a porta? Sì! Porta a porta? Sì! Insieme a tante realtà, come comitato no corridoio Roma Latina per la metropolitana leggera, ormai conosciamo questi luoghi come quello della Pisana da tanti anni, perché tutte le amministrazioni che si sono susseguite hanno continuato imperterrite a sostenere la devastazione dell'autostrada a pedaggio. Pensate che noi abbiamo anche prodotto un progetto alternativo di adeguamento in sicurezza della nostra strada. Io posso chiedere una domanda così da cittadino, no? Qua ci sono delle persone, tra cui un sindaco, una consigliera regionale e via dicendo, che vogliono portare, diciamo, delle istanze molto importanti di prevenzione e pianificazione, chiamiamola così, territoriale dei luoghi, no? Con un po' di proposte. Ma perché non le fanno salire e le fanno aspettare qui al freddo? Questo dipende sempre da noi prima, chi è, a me prima chi è predisposto a ricevere, non è pronto, dovranno prepararsi al secondo. Ho capito, grazie. Ce l'abbiamo fatta? Sì, sono stata utilizzata come tramite per entrare in regione e protocollare la richiesta di incontro con le istituzioni. Abbiamo chiesto da parte del comitato, ma anche da parte del sindaco Fucci, della giunta e del consiglio comunale di Pomezia, un incontro istituzionale con il presidente della regione,
l'assessore ai rifiuti e l'assessore all'ambiente, perché crediamo che sia dovuto un incontro tra istituzioni, perché la regione non può rimanere sorda alle istanze dei territori che lavorano e che hanno chiaramente espresso la loro contrarietà a questo tipo di interventi, che sono inutili perché gli impianti nella zona sono già abbastanza per il fabbisogno del territorio, perché sappiamo benissimo che si sta facendo della speculazione anche sulla Roma Latina, e quindi vorremmo se non altro che i territori venissero messi a conoscenza di quali sono i progetti, di quali sono le intenzioni politiche della Regione Lazio. Abbiamo protocollata, però la nota dolente qual è? Che non hanno? Non ci hanno comunque ricevuti, quindi né il presidente Zingaretti né un suo delegato ha voluto riceverci per ascoltare le nostre ragioni.